Io vado al baretto, tu vuoi qualcosa? Un caffè, grazie. Non è che c'hai 2 euro? Scusa, che ho lasciato tutto a casa, perciò non... Grazie mille. Questa è l'unica soluzione. Ma devo proprio? Non possiamo cercare una soluzione un pochino più diplomatica? Ma fidati che così starai benissimo. Tu sei proprio sicura che il tuo amico non può? Sì, lui vorrebbe tanto, ma i suoi genitori non vogliono. Sì, e non è per il costume, vero? In che senso? In effetti è veramente una merda. Che palle che sei. Ehi. Ciao. Ciao. Oh, Sofì. Ascoltami. Non sai cosa scegliere. Tra tutte queste cose. Già. Se un tuo amico ti chiedesse un favore, tu a prescindere diresti di sì, giusto? Sì. Ecco. Beh, le chips di verdure, leggerine, senza glutine. Magari domani. Vuole farmi mettere questa roba? Beh, oddio. Ma che cosa vuol dire? Gli Skrik. Cosa? No, dico, gli Skrik sono tipo... Tipo cipo belga, sa di formaggio. Beh, sono intollerante al formaggio. Ah. Non lo posso fare. No, perché ragazzi, io vado. No, aspetta un attimo, Sofì. Noi dopo ci incontriamo con lui dal parco. Tu vieni? Sei single? Mi dai un pacchetto di cookies, per favore? Grazie. Ci sentiamo dopo. Ok, ciao. Senti, va bene, andiamo allora. Camilla. Ah, ti ho preso il caffè. Senza zucchero, sei già dolce tu. Grazie. Il resto. Alla fine ci sei oggi pomeriggio alle 17? Ah, non lo so, devo vedere. Se vuoi ti passo a prendere e andiamo insieme. Sì, va bene, poi ci organizziamo. Va bene, ciao. Allora, pronto per la versia? Cazzo, la versione! Hai dimenticato il dizionario? Sì. Vabbè, vai in biblioteca e recuperi uno, no? Vado, grazie. Figurati. C'è nessuno? Valentina? Sei tu? Mi stava seguendo. Ma ora non mi segue più. Chi? Non sapevo cosa fare, credevo di essere pazza. Nessuno si ricorda di te. Ma tu vuoi salvarmi? Ti sei persa? Perché non ti sei registrata? Lo so che sei di quinta C, vedi di riportarmelo! Thank you.
Andiamo. Zia, ma stai calma. È tutto a posto? No, non è tutto a posto. Ragazzi, vi ricordate dove eravamo mercoledì scorso? Sì, al CIS come sempre, perché? Ecco, vi ricordate anche dell'invito per il 1930? Certo. Sì. Quando sono arrivata l'ho lasciata sul tavolo. Sì, sì, mi ricordo, l'ho anche letto. Chi l'ha preso? Ma come chi l'ha preso? Tu? No, io sono andata via prima. Io, raga, non mi ricordo di averlo preso. Io mi ricordo che ce l'aveva in mano Pietro e magari l'ha preso lui. Ma no, ma magari l'hai lasciato al CIS sul tavolo. No, non c'era nulla sul tavolo. Magari l'hai preso tu e non te lo ricordi, è plausibile. No, ragazzi, sono andata via prima, ero arrabbiata quella sera. Non vi ricordate cosa è successo? Sì, avevamo scherzato, adesso non è che mi ricordo bene per cosa, forse abbiamo un po' esagerato. E poi perché te ne sei andata via prima? Io non mi ricordo bene che cosa è successo. Adesso vi racconto io quello che mi ricordo. Sono arrivata al CIS ed ero incazzata perché nessuno di voi era venuto a sentirmi cantare sui navigli. E quando sono arrivata non mi avete neanche cagata di striscio perché c'era questa Valentina. Ma ancora con questa Valentina? Sì, ancora. Perché è stata proprio lei a prendere il biglietto. Non ti ricordi, Elena? L'hai detto tu. Oh, Sofì, ti giuro, io non mi ricordo niente. Lo so. Evidentemente mi ricordo solo io. Ho anche il suo numero salvato in rubrica. L'hai chiamata almeno? Sì, ma dice un numero inesistente. Beh, ma è solo un numero, magari è di qualcuno che non ti ricordi. No, è troppo strano. Ho questo nome in testa da giorni e casualmente mi compare questo numero in rubrica. Prova a descriverla. Capelli mossi, mora, trucco pesante, giacca di pelle. Carina? Sì. Ma tipo come te o... Ma la smetti di fare il coglione? Vai avanti. Quella sera non faceva altro che parlare del suo anno all'estero. No, non me la ricordo. Ma siete venuti spesso con lei al locale? Sì, ci andavate sempre insieme. Va bene, abbiamo capito. Nessuno se la ricorda? È tutto molto strano. Biglietti che scompaiono, numeri di telefono che squillano a vuoto. Ma non è che... non esiste Bona? No, io continuo a vederla. L'ho vista stamattina in biblioteca. Ieri sera, mentre cantavo, al tavolo. Continua a comparire nei miei sogni e mi chiede di aiutarla. Minchia, che figata! Ma sei scemo? Non so, ragazzi, io ho un po' paura. No, perché? Vedrai che non è niente. Magari è solo un po' di stress. Ma poi ci sono io. Ci siamo noi. Ci siamo tutti. C'è altro? Sì. C'è la ragazza nuova. Ma chi, Camilla? Sì, anche lei compare nei miei sogni. E compariva ancora prima che arrivasse a scuola. Una volta in un forum ho letto di questo tizio che aveva sognato una che non conosceva e l'aveva messa incinta e il giorno dopo l'ha vista per davvero e lei era davvero incinta. Sophie, queste cose succedono. E vabbè, poi un tizio ha scritto che era probabilmente un ricordo della sua anima. Queste sarebbero le tue fonti attendibili? Vabbè, Sofia... nessuno si ricorda di averla vista. Se non è una fantasia, qualche traccia deve averla lasciata, no? Eccola, è questa Valentina. Non te la ricordi? Io la vedo. Quale? Ma quella che ti ho cerchiata. Ma guarda che non c'è niente. Ma come non vedi niente? A sinistra? Thank you.
Sveglia. Che cosa aspetti? Lei mi sta tenendo nascosta. Dove? Qui in città? Non lo so. Non so neanche se in questo tempo. Però mi sembra familiare. Lei non mi dice niente. Lei chi? Camilla. Non lo so. È un fantasma del passato. Anche tu sei un fantasma. Non ancora. Vuole che tutti si dimentichino di me. Sta cancellando i loro ricordi. Ma non i miei. Perché io mi ricordo ancora di te? Perché dovevi esserci tu al mio posto. Sofia, dov'è? Non so di chi stai parlando. Lo sai benissimo, Valentina. Guarda, io non conosco nessuna Valentina. Non mi mentire, io ti ho vista. Ti ho vista la sera in cui cantavo e la sera in cui è scomparsa. Ma se sono appena arrivata, come facevo a essere lì? Non lo so come facevi, ma c'eri. Ne sono sicura. Ecco perché ci sei rimasta quando ci siamo conosciute. Guarda, mi stai sicuramente confondendo con qualcun altro. Non mi prendere per il culo. Me l'ha detto Valentina. Ma se ci hai parlato, allora perché la cerchi? Perché la tieni prigioniera da qualche parte, ecco perché. Tu stai sfasando, te lo dico io. Forse è meglio che vai a casa a riposare e ci vediamo quando sei più tranquilla.